Siamo a Santo Pietro Belvedere, tutto è pronto per la partenza della quinta Coppa Menichini, pavimenti rivestimenti Ponzacco, quinto trofeo Sami e Cascina, quindicesimo trofeo Beton Boots Pontedera. Categoria Juniores, 76 gli atleti che tra alcuni istanti prenderanno il via dei 91 iscritti. Vediamo l'assessore al comune di Capannoli, Signorini, che abbassa la bandierina. 16 giri del circuito di 6 km e 700 da percorrere. L'organizzazione è curata dall'Unione Sportiva Belvedere con il patrocinio del comune di Capannoli, dell'amministrazione provinciale di Pisa e della Cassa di Risparmio di Volterra. Un lotto di partecipanti di indubbio valore, anche il campione italiano Mirko Lauria è impegnato in questa manifestazione che si svolge nella mattinata di Ferragosto. Vediamo il gruppo che lascia Santo Pietro Belvedere. Nei primi chilometri ci sono diverse scaramucce, ma nessun tentativo riesce a decollare. Il primo che prende consistenza è quello di Andrea Gesi, vediamo il ragazzo del Castelfiorentino inquadrato in questo momento, ha già un vantaggio di 35 secondi sugli più immediati inseguitori. Ecco che vediamo Matteo Damiani che transita appunto a 38 secondi in questo momento, si sta per ritransitare da Santo Pietro per compiere ancora una tornata, e poi vediamo Bagni davanti ad altri concorrenti, vediamo anche Astolfi, poi abbiamo visto Vazzana, poi eccoci altri atleti, c'è con il numero 31 Mazzantini, poi vediamo con il numero 2 Cariulo, un drappello che transita a 55 secondi. Vediamo altri atleti dell'Empolese con il dorsale numero 30 Francesco Mannucci. Siamo nelle fasi iniziali di questa competizione riservata alla categoria Juniores. Con le immagini siamo al 60° chilometro di corsa. Al comando troviamo un quintetto. Si tratta di Rocchi, Gesi, Vazzana, Giordani e Nocentini. È una fuga veramente interessante. Gli atleti sono impegnati in un tratto in salita, un circuito molto nervoso, molto impegnativo. Praticamente non c'è, direi quasi... in poca o punta pianura, quindi si va in continuazione a salire e scendere. I cinque attaccanti ora li faremo sfilare per andare a vedere il loro vantaggio che ci viene segnalato in 40 secondi da Radio Informazioni Sergio Baldi. Comunque ripeto, cinque atleti al comando, li ricordo ancora una volta: Rocchi, Gesi che aveva dato il là al tentativo, poi Vazzana, Giordani e Nocentini. Ora li lasceremo fra poco andare, ed eccoci qua con i più immediati inseguitori, sono Bagni, poi abbiamo visto Gigli, Astolfi e Mazzantini, e 43 secondi il ritardo di questo quartetto, è un quartetto ben assortito, ci sono due atleti dell'Empolese, Gigli e Mazzantini, mentre con le immagini siamo al 70° chilometro, vediamo Giordani in testa, sta facendo una lunga trenata, poi rilevato da Vazzana, poi Gesi, questo con il numero 50, l'atleta dell'LMF Biochimica Rocchi, esattamente Roberto Rocchi, insieme a loro l'azzurro Rinaldo Nocentini della PT Shoes. I cinque hanno ancora un discreto margine, quindi fra poco andremo a vedere cosa succede alle spalle. Ancora su Rocchi, molto attivo in questo frangente, il ragazzo della LMF Biochimica di Santa Croce sull'Arno. Ed a proposito, questa società vi ricordo che organizzerà il prossimo 27 agosto il campionato italiano della categoria appunto Juniores, è un grande appuntamento attesissimo a tutti gli sportivi toscani. Vediamo che questo che chiude la fila è Gesi, comunque staremo a vedere il vantaggio di questi cinque uomini, ed ecco che c'è un uomo solo all'inseguimento, 42 secondi, si tratta di Claudio Astolfi, atleta della PT Shoes di Quattro Strade, azzurro e ottimo protagonista ai recenti mondiali di San Marino. Eccolo qua sul corridore laziale impegnato in questa rincorsa solitaria. Ora staremo a vedere, a 50 secondi arriva Matteo Gigli, quindi grossi calibri stanno uscendo prepotentemente alla ribalta, ormai ci avviciniamo alla fase decisiva di questa competizione. Vi ricordo categoria Juniores, impegnati a Santo Pietro Belvedere,
un minuto esatto ed arrivano altri inseguitori, un terzetto con Francesco Bagni al comando, poi vediamo Mannucci e Barzotti sulla sua ruota. Quindi come possiamo vedere ci sono stati diversi frazionamenti, 1 e 15 ed arrivano Lorenzetti, poi vediamo Affaticato e Giannini, quindi questi tre atleti, ripeto, hanno un primo e 15, quindi il gruppo è segnalato a 1 e 35. La corsa si sta veramente facendo splendida, ci sono diversi plotoncini che cercano di uscire allo scoperto, quello che vediamo è composto da Lorenzetti, Affaticato e Matteo Giannini. Siamo nuovamente in testa alla corsa e Rinaldo Nocentini ha rotto decisamente gli indugi. Il corridore di Montemarciano se n'è andato da solo, lo vediamo splendida la sua azione, guardate con quanta facilità, con quale disinvoltura sta pedalando. Naturalmente in questo tratto è anche in leggera discesa, comunque un Nocentini che palesa una ottima condizione, sicuramente da ritenere uno dei favoriti per il campionato italiano. 28 secondi ed arriva Giordani, l'atleta della Castelfiorentino, è un ragazzo regolarissimo, Leonardo Giordani, si piazza direi quasi tutte le domeniche nei primi 5, è anche lui un corridore laziale che direi è veramente uno dei più forti a livello regionale e sta inseguendo Nocentini. Mentre siamo nuovamente sul corridore della PT Shoes diretto da Carlo Bagnoli che è al passaggio a 3 giri dal termine, ora staremo nuovamente a vedere la situazione, eccoci qua su Giordani che però accusa 45 secondi di ritardo, quindi sta perdendo terreno nei confronti di Rinaldo Nocentini. Ed eccoci ora un primo e 20, c'è un tandem con Claudio Astolfi ed Andrea Gesi, l'atleta che aveva dato là al primo tentativo che abbiamo visto in precedenza, 1.20 il ritardo di questi due atleti, quindi i ritardi incominciano ad essere piuttosto consistenti, a 1.50 vediamo c'è un gruppetto di 5 atleti, c'è dentro Mannucci, Gigli, poi abbiamo visto Rocco, abbiamo visto Bagni, quindi 5 atleti a 1.50. Ed eccoci nuovamente al passaggio sotto lo striscione di arrivo con Rinaldo Nocentini che ormai sembra nettamente il dominatore, questo è Claudio Astolfi a 45 secondi, quindi è un testa a testa, se così lo possiamo definire, fra il tandem della PT Shoes con Astolfi che ha piantato in asso tutti gli inseguitori ed ora si sta avvicinando al compagno di squadra, veramente un finale dominato dagli uomini della PT Shoes. Eccoci qua sul bravissimo Giordani che in questo momento però si trova in terza posizione, Giordani accusa un ritardo di un primo e 5 secondi, ormai la corsa sembra nelle mani di Rinaldo Nocentini. Vi ricordo stiamo seguendo la quinta Coppa Menichini, siamo all'ultimo chilometro con Rinaldo Nocentini ancora saldamente al comando. Dicevo gara per juniores, è valida oltre che per la quinta Coppa Menichini, quinto trofeo Sami, quindicesimo trofeo Beton Boots, organizzazione Unione Sportiva Belvedere. Rinaldo Nocentini, azzurro che ha conquistato la medaglia di bronzo ai recenti mondiali di San Marino, un'inquadratura anche per Modiano Fressi, il direttore di corsa, mentre la giuria era composta dal presidente D'Alessandro, dal componente Scarpellini e del giudice d'arrivo Bedini. Ed eccoci ormai alle ultime pedalate per Rinaldo Nocentini, ormai è il vincitore, mentre vediamo sui tornanti sottostanti il suo compagno di squadra Claudio Astolfi che probabilmente andrà a completare il trionfo della PT Shoes, questo squadrone che sta dominando e direi la stagione, si propone anche per un grande finale, soprattutto con questi due atleti, Rinaldo Nocentini e Claudio Astolfi, che sono stati veramente grandi protagonisti fin dalle battute iniziali della stagione. Ormai poche decine di metri e poi Rinaldo Nocentini andrà ad alzare le braccia al cielo ed andrà a conquistare la 8ª vittoria stagionale. Eccolo che si volta verso la telecamera di Carlo Giuntini, tutto è pronto per il suo trionfo. Eccolo qua che va a tagliare il traguardo e si aggiudica la quinta Coppa Menichini.
E siamo ormai al limite dei 50 secondi, il trionfo della Pitti Shoes è completato da Claudio Astolfi, anche lui esulta per la vittoria del compagno di squadra, quindi secondo Astolfi, un primo e 20 e sta arrivando Leonardo Giordani, brillantissimo protagonista, terzo all'arrivo. Siamo ormai al limite di 1,50, vediamo il pubblico anche in questa circostanza numeroso a Santo Pietro Belvedere in occasione del Criterium Ciclistico Nazionale che è giunto alla 34esima edizione. Dicevo, tre atleti hanno già tagliato il traguardo, si va a sprintare per la quarta posizione ed è Francesco Bagni dell'LMF Biochimica di Santa Croce che se la giudica davanti a Gigli, quinto, poi un altro atleta dell'Empolese Cavir, Mannucci, che va in sesta posizione. Vediamo in fondo al rettilineo un altro atleta dell'LMF Biochimica, è Rocchi che va a conquistare la settima posizione, ottima anche la prova di Rocchi, mentre c'è un altro atleta dell'Empolese ed è Mazzantini che viene a tagliare il traguardo in ottava posizione. Andiamo con le interviste, mentre in questo momento vediamo il vincitore che riceve il mazzo dei fiori. Andiamo con le interviste del dopocorsa. Ed eccoci dopo la 34esimo Criterium Nazionale di Ciclismo con una coppia che hanno dominato questa manifestazione. Rinaldo Nocentini, vincitore, e Claudio Astolfi, secondo classificato. Direi di partire subito con Rinaldo Nocentini, medaglia di bronzo ai campionati del mondo su strada e ottava vittoria quest'oggi. Sì, oggi è stata l'ottava vittoria, come ho detto prima, ora in questo momento sto pedalando benissimo e oggi Claudio ha fatto un buon lavoro per me, poi sono andato via con altri quattro ridori e è rientrato subito Claudio, ci siamo parlati un po', abbiamo deciso che dovevo provare, ho provato e mi è andata bene. Un percorso durissimo quest'oggi? Sì, un percorso durissimo, che c'era poco recupero, solo qua in discesa e niente, come ho detto, in questo momento sta andando fortissimo e è venuta la vittoria. Il prossimo appuntamento fra due domeniche al campionato italiano e poi il Giro della Lunigiana. Ma sicuramente l'appuntamento più importante, il campionato italiano fra due domeniche, e poi parteciperò anche al Giro della Lunigiana, sperando anche quello di fare bene, che l'anno passato ho vinto la maglia giovani e quinto in classifica. In bocca al lupo per il proseguo e passiamo con Claudio Astolfi. Claudio Astolfi un secondo quest'oggi, grande diciamo protagonista in gara. Sì, anche io come Rinaldo stiamo molto bene, veniamo da una grande preparazione, adesso stiamo pedalando e l'obiettivo, come ha detto Rinaldo, è quello del campionato italiano. Il circuito lo conoscevi perché avevi vinto lo scorso anno nella categoria allievi qua, però era diverso da questo. Sì, però più o meno era molto selettivo come quello dell'anno scorso, è un bel percorso. Grazie anche a te e vorrei il DS, Bagnoli. Bagnoli, qui la domenica non si finisce più di stupire. Oh, non è merito mio, è merito dei ragazzi, pedalano forte, stanno bene, penso di affrontare un buon campionato italiano e un buon giro della Lunigiana, vedremo quello che faranno i ragazzi, daranno sempre il meglio come fanno, poi se la vittoria viene bene, se non viene grazie. Una gara durissima quest'oggi con un grande vincitore. Sì, il circuito è duro perché non c'è riposo, non c'è pianura, quindi è un circuito molto duro. Come si sa abbiamo dovuto ripiegare su questo circuito perché il tradizionale c'era dei lavori in corso. Mi sembra che il circuito abbia dato un ottimo vincitore, un grande corridore. Io sono anche un simpatico per Nocentini perché era arrivato secondo alle indicative del campionato italiano allievi nel 93, quindi quest'anno ha vinto, sono molto contento. Domani sera abbiamo il comunicato ufficiale dei prescelti per il campionato italiano. Sì, domani sera si riunisce il comitato regionale della commissione tecnica e diremo i nomi della squadra che parteciperà alla Lunigiana e del campionato italiano, però la squadra della Lunigiana la daremo nota subito dopo il campionato italiano. Quello senz'altro, comunque un paio di nomi sicuramente ci sono, Lauria e Nocentini sicuramente penso. Lauria e Nocentini per quanto riguarda il campionato italiano sono di diritto, per quanto riguarda la Lunigiana ci sarà da vedere. Una grande prova tecnica quest'oggi in questo circuito, si è visto i corridori veramente a che punto sono con la condizione? Sì, forse oggi si è visto, diciamo, la verità di certi corridori che forse avevano anche delle pretese si saranno accorti che gareggiando a questo livello lì è molto difficile. Sono usciti un attimino ridimensionati?
Sì, senz'altro, e i più forti vengono sempre, alla fine vengono sempre a galla.